Ora si registrerà la conferenza. Perfetto. E nel frattempo avvio anche lo sharing dello schermo. Io tra l'altro, dunque, spero che si veda bene, se non fosse così vi prego di farmelo sapere. Purtroppo non riesco a vedere molto bene la chat in questo momento, ma non, se ci fossero dei problemi, non fatevi problemi a togliere il Si vedono, si metro. vedono. Si vede, perfetto, Sì, ok. si vede. Io metto le mani avanti subito con un piccolo disclaimer. Sono abituata a fare questa presentazione in inglese della prima volta in italiano, quindi a proposito di multilinguismo, nonostante l'italiano sia la lingua madre, non sono completamente a mio agio nel fare la presentazione, quindi chiedo scusa immediatamente per gli anglicismi che sicuramente mi scapperanno e che sono orrendi, ma purtroppo mi manca la terminologia corretta nella lingua italiana. Comunque, per restare nei tempi giusti, mi presento solo velocissimamente. Io sono la Research Manager di Archives Portal Europe, che vuol dire che promuovo eventi come questo e progetti di ricerca per promuovere l'utilizzo del portale a livello europeo e anche mondiale. E assisto gli utenti di Archives Portal Europe alla ricerca. Io non ho una formazione archivistica, sono una storica, diciamo, prestata alla ricerca d'archivio. Archives Portal Europe è un portale che ha un portale di portali, ha come obiettivo finale l'integrazione su un unico spazio web che permetta una ricerca unica a partire da un unico motore di ricerca di tutte le realtà di archivistica online, tutte le realtà di digitalizzazione dei cataloghi e dei documenti stessi che si sono andate creando da vari enti in giro per l'Europa e nel mondo, a partire appunto dagli anni 90 con lo sviluppo delle tecnologie web. Intendiamo Europe non come Unione Europea, ma più in senso, diciamo, geografico e anzi, non tanto neanche in senso geografico, quanto in senso culturale. Qualunque istituzione al mondo che abbia delle collezioni archivistiche che hanno a che fare con la storia europea, la storia dei paesi europei e con il patrimonio archivistico europeo, sono assolutamente benvenuti a far parte di Archives Portal Europe. Abbiamo, per esempio, molti archivi delle ex colonie europee, quindi è un progetto più internazionale. È un progetto che si sviluppa a partire dal 2009, appunto con l'obiettivo di permettere lo sviluppo di un portale che facesse una ricerca integrata nei cataloghi digitali, con tanto di link ai documenti stessi, casomai fossero presenti nel sito web della singola istituzione o dell'aggregatore di livello, diciamo, locale o nazionale o tematico, eccetera, eccetera, tutta la sfera delle varie possibilità di presenza online degli archivi. E si poneva anche come obiettivo di creare una directory, semplicemente un elenco, una mappatura di tutte le istituzioni archivistiche che avessero patrimonio europeo, oppure tutti gli archivi presenti nell'Unione Europea, quindi con informazioni, diciamo, di base, quali indirizzo, condizioni di accesso, orario, eccetera, eccetera. Vediamo un po' la prossima slide. Si nasce nel 2009 come consorzio di 11 paesi. L'idea appunto è che nasce nel 2009 come progetto a partire dalle riflessioni scaturite dal 2005, alcuni anni prima, da un report del gruppo di esperti di archivistica a livello europeo che aveva stilato un elenco di tutte le realtà di archivistica web esistenti all'epoca. Qua per chi vuole posso condividere le slide più avanti, abbiamo fatto tutta una tabella di cosa era disponibile già nel 2000,
nel 2005, che si parla di comunque 49 portali, di cui solo 19 sono attualmente nel formato originario ancora disponibili online. C'era l'Italia che aveva appunto due aggregatori di livello nazionale, secondo questo report potrebbe non essere un dato completo, e tre grossi archivi, mi sembra che fosse l'archivio di Milano, l'archivio di Firenze e l'archivio della Banca Intesa. Quindi due pubblici e uno privato, che avessero già materiale archivistico disponibile e cercabile liberamente sul web. Mi piace molto citare di questo report questa frase, che il ruolo degli archivi nell'era di internet è quello di insostituibili fornitori delle informazioni sulle radici comuni delle comunità europee. Quindi questo report dava agli archivi la responsabilità e il ruolo, non solo come è stato detto, mi sembra dal professor Paoloni, di promuovere integrazione europea anche a partire da un'aggregazione, da una ricerca, da un'unione virtuale del patrimonio europeo, ma anche in generale gli archivi come esperti o enti esperti di informazione, di information retrieval, e quindi i migliori organi adatti a popolare questo spazio web che è sempre più grosso, sempre più forte, che appunto nei primi anni 2000 iniziava a diventare qualcosa di massa, usato veramente da tutti e quotidianamente. Quindi mi piace molto questa idea degli archivi come gli organi migliori per popolare gli spazi digitali, gli spazi del web. Dunque, quindi sì, Archive Exporters Europe nasce grazie a due progetti europei fatti da un consorzio, prima di 11 archivi nazionali più Europeana, che era una realtà anche che si andava sviluppando in quegli anni, e di cui Archive Exporters Europe è aggregatore per quello che riguarda la parte archivistica, con obiettivi lievemente diversi, perché Europeana punta molto all'avere l'oggetto digitale, mentre Archive Exporters Europe punta soprattutto al catalogo archivistico, quindi in qualche modo ai metadati. Poi se c'è l'oggetto digitale, quindi invece di prendere un aereo quando ancora si poteva e viaggiare verso l'archivio individuato, è già tutto disponibile online, meglio, però l'idea per noi è promuovere la possibilità di una ricerca integrata, orizzontale, su tutto il patrimonio archivistico europeo. Inizialmente il progetto è nato, sviluppato intorno agli archivi nazionali. Nel 2012, con la seconda tornata del progetto, non solo si è allargato a moltissimi paesi, più di quelli dell'Unione Europea, quindi è diventato un progetto di più ampio spazio che non quello dell'Unione Europea, ma si è anche allargato ad altri tipi di archivi che fossero appunto gli archivi privati, tutti i musei, parrocchie, università, fondazioni, eccetera, eccetera. Quindi un patrimonio archivistico estremamente variegato e quindi con una complessità molto maggiore per l'integrazione. Finalmente, alla fine del secondo tornato di progetto, nel 2015, il portale viene messo online, diventa di patrimonio pubblico online, con, mi sembra all'inizio, 80 milioni di unità descrittive cercabili, e si decide per il mantenimento a lungo termine di diventare una fondazione indipendente. Quindi tutti gli enti organizzatori che volevano continuare nel lungo termine a investire in Archive Exporters Europe come un motore di ricerca che desse risalto alle proprie collezioni archivistiche online, si sono messi insieme per fondare un'associazione no profit, che è autofinanziata da tutti, diciamo, i maggiori enti che gestiscono Archive Exporters Europe, pagano una tassa annuale per gestire l'associazione, e che però è aperta a chiunque, a qualunque istituzione archivistica sia interessata e abbia appunto materiale relativo all'Unione Europea. Com'è formata velocemente Archive Exporters Europe? La struttura adesso è quella di avere un Assembly of Associates, quindi gli associati sono i paesi e gli enti che pagano la fee per essere coinvolti nelle decisioni proprio strategiche e del futuro del portale. In questo momento sono 23 rappresentanti, soprattutto
persone che appunto rappresentano gli enti di archivi nazionali o ministeri, che eleggono un governing board che si occupa effettivamente più nel quotidiano della gestione e del portare avanti tutte le attività condotte da Archives Portal Europe e che quindi gestisce lo staff, che adesso è molto snello, si compone di 3 membri, io, uno sviluppatore web e una coordinatrice tecnica. E poi gestisce anche il Country Manager Network, che è il network dei rappresentanti per ogni paese. Ogni istituzione rappresentata gli fa capo un country manager che gestisce tutte le realtà archivistiche presenti in Archives Portal Europe per quel paese. Quindi abbiamo adottato per questo un approccio, diciamo, di tipo nazionale, perché era ovviamente il più adatto per fare da tramite tra la singola istituzione sul territorio e il livello internazionale di Archives Portal Europe. Quindi ogni country manager gestisce i propri content provider, cioè le singole istituzioni che donano e preparano i dati per l'ingestione in Archives Portal Europe. C'è poi il Country Manager Network gestiscono anche un comitato di lavoro permanente sugli standard archivistici da usare. Come funziona l'ingestione nei portali? Ci sono 3 diverse opzioni. Ovviamente con migliaia di archivi che sono parte direttamente o indirettamente di questo network, era impensabile adottare un approccio top-down e nemmeno nella filosofia di quello che doveva fare Archives Portal Europe. Quindi ogni istituzione viene dotata di un login per la parte di back-end del portale e può gestire in maniera indipendente l'importazione dei dati dentro Archives Portal Europe. Detto questo, nella maggior parte dei casi è quello che è preferibile per noi. Federico, vuoi dirmi quanti minuti siamo? Magari così capisco un attimo come calibrarmi. Vedo che. Scusami, sì, te lo stavo per scrivere. Hai ancora 7-8 minuti. Perfetto, perfetto. Dunque. Come l'aggregazione quindi funziona che nel caso ideale c'è un aggregatore di livello nazionale o più aggregatori di livello nazionale, per l'Italia per esempio, il SAN che ha già ingestito il materiale delle singole istituzioni sul territorio e lo mette in automatico anche su Archives Portal Europe. Ci sono poi invece singole istituzioni che hanno il proprio catalogo, i propri documenti online e le mettono in modo indipendente su Archives Portal Europe. Ci sono anche realtà archivistiche che sono molto entusiaste, vogliono assolutamente partecipare ad Archives Portal Europe, ma non hanno una presenza online indipendente e quindi preparano i cataloghi digitali apposta per l'ingestione diretta in Archives Portal Europe. Quindi in questo caso, che è l'ultimo caso, non c'è poi un riscontro da Archives Portal Europe al sito dell'istituzione dove si possono trovare i cataloghi e gli oggetti digitali, ma l'unica presenza web di queste istituzioni è tramite Archives Portal Europe. Dipende molto dallo stato della strategia digitale degli archivi del paese di cui stiamo parlando. E in 35 paesi ci sono più o meno 35 strategie diverse e situazioni diverse. È molto difficile, diciamo, raggruppare per categorie. Queste sono le 3 categorie macro. Quindi ci sono poi nel backend 2 tipi di gestioni diverse. Una quella del country manager che può gestire direttamente varie istituzioni e una invece quella dell'institution manager che gestisce la propria istituzione, un proprio batch di istituzioni deciso. Forse è più facile con questa slide. Quindi il country manager gestisce le istituzioni direttamente oppure può assegnare vari institution manager per singola istituzione o per appunto batch di istituzioni. Per esempio, può esserci un institution manager che gestisce tutti gli archivi di una certa regione. Ma di nuovo ci sono mille, mille opzioni e noi cerchiamo di lasciare quanto più possibile il singolo paese di autogestirsi.
perché comunque è il workflow forse più complesso, ma comunque migliore. Come standard usiamo tre standard tipici diciamo, dell'archivistica digitale, quindi encoded archival description per i documenti, encoded archival context per i record creator, per i soggetti produttori, e poi l'encoded archival guide per invece le informazioni relative alle istituzioni. Quest'ultimo viene mantenuto direttamente da Archives Portal Europe. Gli altri sono mantenuti dall'Associazione Americana di Archivisti, ma tutte queste cose probabilmente le saprete molto meglio di me. Prima di passare all'ultima cosa, vediamo se riesco, se continuate a vedere, farvi brevemente vedere come l'utenza di Archives Portal Europe da parte del ricercatore in questo momento. Allora, chiedo scusa che purtroppo tutto questo che vedete adesso, fra pochi mesi, fra poche settimane, diventerà obsoleto, perché questa è ancora la fase beta di Archives Portal Europe. Stiamo sviluppando un nuovo portale che avrà molte più funzionalità e avrà una fruibilità anche molto migliore. Per il momento è così. Se io cerco, quindi posso andare sulla directory, ho la mia mappa e il mio elenco di tutti gli archivi che fanno parte di Archives Portal Europe. Possiamo, per esempio, archivi di Stato, sono organizzati così altro. Posso andare sulla istituzione, ho i dettagli, orario, eccetera, eccetera, e quando presenti, perché ci sono i cataloghi digitali, la lista dei finding aid, e da qui posso cominciare la mia ricerca. Questo, diciamo, è il modo più tradizionale di affiancarsi alla ricerca archivistica a partire dall'istituzione, a partire da un soggetto produttore. Quello che però punta a fare Archives Portal Europe è invece una ricerca che sia transistituzionale, soprattutto transnazionale. Quindi non è tanto cercare dei documenti, diciamo, su Napoleone, perché negli archivi francesi, perché è lì che immagino di trovarli, ma è cercarli in archivi dove magari non avrei pensato di guardare, anche con l'uso del multilingualismo. Quindi se io cerco poi per parola chiave, quindi cercando di imitare Google il più possibile, che è il nuovo formato di ricerca, il nuovo formato di ricerca a cui tutti ormai in modo, diciamo, istintivo ci approcciamo, ho i miei risultati per questo tipo di spelling con Napoleone. L'algoritmo, il portale è fatto tecnicamente con SolarQ, che valuta il numero di volte in cui una certa parola appare e dove appare, se nel titolo, se nella descrizione, eccetera, eccetera. È una cosa molto più basico, ovviamente, dell'algoritmo di Google. Quando c'è l'oggetto digitale, posso andare a vedere sul Finding Aid, e poi per vederlo vado poi direttamente a quel punto sul sito dell'istituzione che ha donato il materiale. Quindi Archives Portal Europe tratta solo, diciamo, metadati, descrizioni archivistiche, non gli oggetti, i documenti digitalizzati per sé. E quando si fa una ricerca, anche in presenza di OCR che rendono possibile la ricerca dentro il testo, questa non è fatta da Archives Portal Europe. Archives Portal Europe cerca nelle descrizioni documentali, nei record creator, in questo caso nessuno col nome di Napoleone ancora dentro, e nelle istituzioni. Quindi questi sono i dettagli relativi alle istituzioni per Napoleone, da semplicemente un archivio che è in Piazza Napoleone. Ci sono vari usi per questa cosa. Ultimissima cosa, stiamo cercando di renderlo automatizzato, ma ovviamente il vantaggio di cercare in Archives Portal Europe è di poter cercare a livello multilingua. L'interfaccia del sito è tradotta in tutte le lingue che sono rappresentate in Archives Portal Europe, per rendere possibile la fruizione anche non necessariamente a chi parli inglese. Quindi io posso metterlo, per esempio, in italiano, ma le collezioni archivistiche non vengono tradotte, non sarebbe fattibile. Avremmo un tool di traduzione automatica nel nuovo portale, ma per adesso si fa ancora a mano. Quindi io posso, usando operatori booleani e wildcards, questo mi ero segnata, perché abbiamo anche 5 alfabeti, quindi purtroppo le wildcard non bastano. Se cerco così, otterrò molti più risultati. E quindi questo, diciamo, questi, cioè abbiamo questi strumenti multilingua,
qua, questo invece di poche centinaia di risultati, adesso ne ho 27.000. Abbiamo vari filtri. Volevo chiudere sui filtri per lasciare la parola al professor Vitali, perché mi è piaciuta molto l'idea degli ami e delle bussole. Questi sono i nostri ami e le nostre bussole. Abbiamo i filtri per data, i filtri per tema, i filtri per esattamente quali paesi, magari sono interessati ai documenti di Napoleone che ci sono nel Regno Unito e in Spagna per la mia ricerca e non agli altri. Abbiamo molti tipi di filtro che variano a seconda del tipo di risultato. Il problema è che, soprattutto per esempio per la data, che ormai è un tipo di ricerca che viene dato per scontato quando si fa ricerca online, questa funziona solo quando gli strumenti digitali sono in machine readable format. Quindi molto spesso, per esempio, la data viene messa nel titolo e questa non è una data che è in formato machine readable. Quindi purtroppo al momento i cataloghi non sono raffinati in modo da rendere diciamo, la ricerca ottimizzata. È un lavoro, è un progetto di molto lungo termine. E qua chiudo, nella revisione del portale che faremo. Daremo la possibilità agli utenti di essere molto più interattivi con i documenti che cercano e con le istituzioni con cui vengono in contatto. Per cui si potrà chiedere per una digitalizzazione on demand quando possibile, si potrà tradurre tutto con purtroppo gli strumenti, diciamo, di Google Translate che non sono ottimali, specie se si traduce dal lituano allo spagnolo, però questo abbiamo e su questo secondo me ha senso puntare. E l'utente potrà anche assegnare un certo documento a un topic, suggerire traduzioni o suggerire miglioramenti delle traduzioni, connettere ad altre risorse online che potrebbero essere presenti ma non presenti in ArcGIS Portal Europe, eccetera, eccetera. Quindi cerchiamo di trasformare questo in un progetto anche di crowdsourcing, anche che comunicativo. E con questo spero di non aver esplorato troppo. Assolutamente, sei stata puntualissima. Perfetto, lascerei le domande a dopo, magari, Sì, per una discussione adesso approfondita. dico, sì, direi come rullino di marcia, appunto, ascoltiamo i relatori e poi lasciamo lo spazio per le domande per il dibattito alla fine. Allora, grazie a Marta per averci, come dire, anche dato conto di questa piccola torre di Babele, insomma, no? Che è il portale, per aver toccato dei temi sicuramente rilevanti, che sono quelli anche della omogeneizzazione, no? Delle descrizioni, dei contenuti, e anche per averci, insomma, fatto vedere con le problematiche che poi conosciamo e sappiamo esistere, i meccanismi di ricerca e soprattutto di restituzione. Se cerco Napoleone, però può venire fuori anche Napoleone con la Ianni, no? Quindi, insomma, poi c'è sempre il solito vecchio problema del dover disambiguare. E a questo punto mi rifiuto di dire che Stefano Vitali non ha bisogno di presentazione, e infatti non l'ho detto, e lascio la parola al dottor Vitali, attualmente sovrintendente dell'Archivio Centrale dello Stato, per il suo intervento. Grazie molte Federico, mi sentite? Sì. E ti sentiamo, Stefano. Ti ringrazio anche perché devo dire, io avrei preferito non essere qui, come tu ben sai. Ho accettato per la tua gentile insistenza, soprattutto perché non credo di avere molto da dire, non perché. Come dire, appunto, non abbia, insomma, non Non ti sentivamo più. No, non lo so, devo ripartire? siamo rimasti non ho molto da dire, però. Sì, non ho molto da dire nel senso che ho già detto molto e ho già scritto molto. E non è che le nuove idee nascono tutti i giorni, insomma, non ho molto di nuovo, soprattutto da dire. E come d'altronde denuncia un po' anche il titolo del mio intervento, che traduce appunto la richiesta che mi aveva fatto Federico di parlare dello stato dell'arte e delle possibili evoluzioni
dei sistemi descrittivi archivistici. E io di questo proverò a dire qualcosa, appunto, ripetendo cose che d'altronde ho avuto già modo di dire altre volte. Da dove deriva il titolo, che mi fa piacere che abbia colpito la fantasia, diciamo, di molti di voi, di molti di noi? In realtà il titolo riecheggia, e sicuramente molti archivisti l'avranno già capito, riecheggia una frase di Filippo Valenti, del nostro grande, diciamo, maestro o archivista, del direttore dell'Archivio di Stato di Modena, che negli anni '80, parlando appunto degli strumenti di ricerca che erano necessari per muoversi all'interno degli archivi di Stato, diceva che la cosa importante era avere degli inventari in cui si potesse rispecchiare la struttura degli archivi riordinati in qualche modo, anche sommariamente, di avere degli inventari che prima ancora di essere degli ami da pesca dovevano essere delle bussole per orientarsi. Questa frase in realtà appunto fu riutilizzata negli anni 90, circa un decennio dopo, all'inizio del dibattito sull'informazione, quella che ricordava appunto Paoloni, cioè forse qualche tempo dopo rispetto al periodo che citava Paoloni, fu utilizzata da alcuni e anche da me, a cui, insomma, che utilizzai appunto per un titolo di un mio intervento su queste tematiche, per indicare che cosa. Allora il dibattito era se applicando l'informatica, almeno il dibattito, diciamo, nei circoli su cui si discuteva di più di queste cose, penso in particolare alla redazione della rivista Archivi e Computer, se appunto applicare l'informatica agli archivi significava riprendere alcuni moduli di catalogazione di tipo bibliografico e quindi, per esempio, pensare a forme di soggettazione anche di singoli documenti, insomma, guardando molto al profondo, al particolare, piuttosto che all'insieme. Ecco, ovviamente l'amo per pescare era un riferimento a questo tipo di visione, a cui invece alcuni di noi che si approcciavano appunto alla descrizione archivistica al computer preferivano contrapporre dei sistemi descrittivi più ampi, che dessero invece conto appunto della complessità delle strutture archivistiche, che fossero appunto delle bussole per orientarsi, per navigare all'interno della struttura, individuare appunto la documentazione di interesse, piuttosto che degli ami per pescare. Cioè lì, insomma, in gioco era la sfida di riuscire a rappresentare in qualche modo, prima dell'invenzione dell'albero, della gerarchia, insomma, queste erano considerazioni che si facevano prima anche degli standard di descrizione archivistiche e della rappresentazione multilivellare, di rappresentare in qualche modo appunto la struttura degli archivi. Questa è l'origine del titolo, che mi sembra, insomma, utile richiamare anche per le cose che dirò dopo e che invece mutano un po' rispetto a questo orientamento che allora anch'io avevo. Detto questo, in realtà vorrei partire di nuovo da considerazioni che ho fatto tante volte oramai, anche in un recente dibattito in cui erano presenti molte delle persone che hanno parlato ora, e cioè sul problema della differenziazione del pubblico degli archivi. Differenziazione del pubblico degli archivi vuol dire approcci diversi alla ricerca negli archivi stessi, alla ricerca documentaria. Vorrei citare tre esempi, ma lo farò molto molto rapidamente. Due abbastanza scontati, uno meno.
Allora, c'è appunto un pubblico nuovo. All'interno degli archivi, per esempio, si vedono, sono frequentati, diciamo, sempre più da, come dire, le professioni creative. Fra queste, mi piace citare, una regista, che utilizza molto le fonti d'archivio. Sia fonti d'archivio filmiche, in particolare gli home movies, film di famiglia, ma non solo, e anche documentazione archivistica, Lina Marazzi. In una intervista che circola in rete, questa regista, di cui per esempio, non so, qualcuno di voi avrà visto quel bellissimo film dedicato alla madre, è girato tutto con documenti di repertorio, che si intitola Un'ora sola ti vorrei. In questa intervista, l'intervistatore chiede a Lina Marazzi: secondo lei, qual è la condizione degli archivi italiani? Come fruitrice, cosa pensa si dovrebbe fare per poterla migliorare? È molto interessante, dice tante altre cose questa intervista, ed è una lettura molto utile per un archivista. E lei risponde: gli archivi sono tanti e molto diversi tra loro, anche proprio per la tipologia e per i supporti differenti dei materiali conservati. Ma il mio sogno sarebbe che fossero tutti in relazione, se non in connessione tra loro, e che ci fosse una in relazione se non in connessione, e che ci fosse una sorta di directory generale, una mappatura di collezioni, fondi, archivi presenti sul nostro territorio, per indirizzare la ricerca e valorizzare al meglio il patrimonio conservato. Ora, ovviamente, uno che legge questa intervista capisce subito che Alina Marazzi, diciamo, non conosce il sistema archivistico nazionale, o che il sistema archivistico nazionale, appunto, non arriva a tutta una serie di possibili fruitori degli archivi, ma non è su questo che voglio soffermarmi, però mi interessa sottolineare appunto questo approccio. Come dire, ad una visione, ad un avere uno spettro ampio degli archivi, avere effettivamente in questo caso una bussola per orientarsi all'interno delle istituzioni archivistiche e poi degli archivi. Il secondo caso che voglio citare, gli altri due casi sono molto, molto banali. Ci sono molti, molti articoli. Ormai saggi, riflessioni sulle modalità di ricerca dei genealogisti all'interno degli archivi. Credo che la raffigurazione più sintetica ed efficace di queste metodologie sia nel titolo di un articolo di qualche anno fa di due archiviste canadesi, Wendy Duff e Catherine Johnson, che è intitolato Where is the list with all the names? Dove sono i nomi? I genealogisti cercano i nomi. Sempre Wendy Duff ha portato avanti molti studi sul pubblico degli archivi. Sempre in alcuni saggi di Wendy Duff, che ora non starò appunto a ricordare, a citare con esattezza, insomma, si cerca di fare un'analisi di come invece gli storici cercano negli archivi. E qui sorprendentemente, almeno evidentemente, gli storici intervistati, studiati da Wendy Duff, dicono che vanno a cercare, che ciò che quello che gli interessa, che gli sembra utile all'interno delle descrizioni degli archivi, degli inventari che fanno gli archivisti, sono le descrizioni dei contesti, perché servono ad orientare appunto la ricerca e a capire la documentazione. Ah, gli archivisti si lamentano spesso che gli storici non leggono mai le introduzioni agli inventari, forse non è sempre così. E comunque, oltre a questo, in realtà, com'è che fanno a selezionare la documentazione? In qualche modo non sono troppo distanti dai genealogisti. Il modo, come dire, di agganciare le tematiche, trasformare la questione storica, la domanda storica, una domanda archivistica, è spesso appunto riferimento a persone, ad episodi, cioè eventi, a luoghi e via discorrendo. Uno strumento per appunto agganciare, diciamo,
di nuovo forse una da pesca. Allora, questi tre approcci sono tre approcci, insomma, molto banali, dicevo, alla ricerca. In realtà sono probabilmente solo degli esempi. Ripeto, ormai il pubblico degli archivi è molto differenziato e ciascuno ha un suo proprio stile di ricerca. Quello che appunto forse occorre chiedersi, io diciamo, è molto tempo che mi faccio questa domanda senza in realtà riuscire a dare delle risposte, è possibile che lo stesso strumento di ricerca possa soddisfare esigenze, approcci, modalità, poi dietro ovviamente ci sono anche formazioni culturali così diverse come quelle che sommariamente ho evidenziato. In realtà questa è una domanda che secondo me occorre farsi sempre di più. Nel momento in cui, come dire, si sta passando, e la fase, diciamo, del Covid l'ha messo bene in evidenza, ad un momento, cioè ad uno stile di presenza degli archivi sul web, che fondamentalmente mirava alla diffusione della conoscenza del patrimonio. Del patrimonio conservato, del patrimonio che si può trovare negli archivi, si sta passando da questa fase ad una fase in cui si offrono e si devono offrire dei servizi che in certe volte, per certi aspetti, che certe volte, insomma, insomma, devono sostituire, come si è cercato di fare malamente in realtà in molte situazioni, devono sostituire la stessa presenza fisica nelle istituzioni archivistiche. Questo problema dei servizi rispetto alla comunicazione credo che sia un elemento su cui di nuovo sarebbe il caso di riflettere un po' di più, perché a questo secondo me significa proprio anche un cambiamento anche di strumenti, ma proprio anche di mentalità di utilizzare il web, di utilizzare la comunicazione, di utilizzare gli strumenti informatici. Ecco, insomma, per dirlo, per cercare poi di andare rapidamente, io credo che siamo in una fase in cui sarebbe utile pensare ad una differenziazione degli strumenti e delle strategie che si propongono agli utenti di esplorazione del patrimonio documentario piuttosto che di, come dire, di eccessiva omologazione di questi strumenti stessi. Questo sia per quello che riguarda appunto l'inventariazione, la realizzazione di strumenti di ricerca, che la gestione di digital library archivistiche. Ci sono altri elementi, c'è un altro elemento che mi fa pensare. Ed è una riflessione che sto facendo proprio da quando sono venuto a lavorare all'Archivio Centrale dello Stato. E cioè, allora, ci sono ormai da diverso tempo alcuni strumenti di inventariazione archivistica hanno sviluppato una differenziazione dei tracciati, diciamo così, che descrivono i singoli documenti, perché i formati appunto del documento all'interno degli archivi, come dice Alina Marazzi, è molteplice. Ci sono le pergamene, per rimanere, diciamo, a riferimenti risalenti, ma poi ci sono le fotografie, ci sono le piante, le carte geografiche, ci sono le rappresentazioni cartografiche, eccetera. E quindi su questo gli strumenti di descrizione degli archivi si vanno sempre più specializzando, con tracciati appunto per descrizione di fotografie, audiovisivi e via discorrendo. Meno invece si va riflettendo sulla necessità di differenziare le descrizioni non tanto dei documenti quanto delle unità archivistiche, dei fascicoli, diciamo così.
In realtà, soddisfacendo, insomma, pensando che insomma, la soddisfazione dell'esigenza descrittiva dell'unità archivistica è sostanzialmente assicurata da un approccio appunto sostanzialmente simile, omogeneo, sia che si debba descrivere fascicoli, diciamo, o unità archivistiche risalente al XVI secolo che a quelle dell'età contemporanea. In realtà, secondo me, le cose sono un pochino più complesse e su questo bisognerebbe cominciare a riflettere un po' di più. In realtà, le grandi serie degli archivi contemporanei non si descrivono in maniera adeguata con i tracciati archivistici tradizionali, perché in realtà queste serie sono lo specchio, il risultato di procedure che hanno a che fare spesso con persone, con luoghi, ma anche con le entità più disparate, di film sui quali si richiede la concessione di contributi, monumenti, edifici in genere, ma anche ovviamente ditte e via discorrendo. Ecco, se si pensa di descrivere queste tante altre cose, insomma, questi fascicoli semplicemente utilizzando, diciamo, appunto, campi titolo o cose di questo genere, si perde in realtà la possibilità di descriverli in maniera efficace. Basta pensare alla difficoltà di cercare, ovviamente, per nome e cognome nel momento in cui il nome e il cognome della persona si mette nel titolo. Ma poi ci sono tanti altri elementi che in realtà poi caratterizzano la procedura e che è importante riportare nella descrizione del fascicolo perché in realtà è quello che serve non solo per cercare, ma serve per navigare davvero per fare elaborazioni all'interno dell'insieme dei fascicoli. Ecco, quindi anche in questo caso siamo di fronte ad una necessità di organizzare una differenziazione e non una omologazione. In realtà delle descrizioni, in realtà oggi credo francamente che non si tratti di mettere e che non si mette, diciamo, anche rispetto ai nuovi sviluppi su cui dirò fra poco, in discussione la rappresentazione degli archivi così come l'abbiamo consolidata in ambito digitale, e cioè appunto quello dello strumento per orientarsi, della bussola per orientarsi, insomma. Io credo che ancora la rappresentazione ad albero rovesciato degli archivi sia una rappresentazione molto utile, molto efficace, che dà il senso della complessità e dell'insieme, restituisce la totalità dell'archivio in maniera efficace. E d'altronde anche Rick, diciamo così, citato da Federico Valacchi, non mette in discussione questo tipo di rappresentazioni. Il problema, casomai, è così come ovviamente la descrizione del contesto, come l'abbiamo fatta finora, rappresenta un elemento fondamentale, non solo appunto come rilevava Wendy Duff per la comprensione stessa della documentazione, ma anche proprio come strumento di raccordo fra le diverse descrizioni. Ci sono dei contesti appunto che sono condivisi, ovviamente, non solo i contesti che riguardano soggetti produttori, ma altri tipi di contesti che sono presenti all'interno dei nostri sistemi, come si usa, insomma, i profili istituzionali e via discorrendo. Ecco, non è questo il problema. Il problema che emerge è come si entra in maniera più puntuale all'interno della struttura degli archivi e si recuperano e si comincia, diciamo, a navigare in maniera, diciamo, non gerarchica, ma in maniera appunto trasversale. E quindi anche come le descrizioni degli archivi si collegano, quella connessione di cui parlava Alina Marazzi. Ecco, a me sembra che in realtà su questo ci si vada muovendo sempre di più, anche se in maniera appunto diversificata all'interno della creazione di nuovi sistemi e nella produzione anche di descrizioni archivistiche. Certo,
quali sono, insomma, questi indizi? Innanzitutto, rispetto a qualche tempo fa, c'è uno sforzo maggiore di costruire nei sistemi tradizionali di inventariazione degli indici in forma manuale, no? Gli indici tradizionali che erano un'appendice degli inventari oggi si fanno sul computer, se ne fanno oggi molti di più di quelli che si facevano nel passato, anche con degli strumenti tecnologici più avanzati e più funzionanti, affidandosi meno appunto alla ricerca tipo Google, alla ricerca, diciamo, che lascia in qualche modo spazio all'imprecisione o alla ridondanza e via discorrendo. Ovviamente gli indici costano. Creare degli indici costa perché ovviamente poi gli indici manuali possono essere costruiti solo dagli uomini e quindi richiedono evidentemente un importante investimento che secondo me comunque non va perduto, anzi al contrario è benefico. L'altro elemento è quello ormai di questi processi di estrazioni di entità che si vanno diffondendo sia all'interno appunto estrazione di entità, individuazioni di nomi, di istituzioni, di nomi di persone, di associazioni, ma anche concetti, certe volte, luoghi, eccetera, che funzionano più o meno bene, ovviamente a seconda di quella che è la base di conoscenza di partenza e poi ovviamente. Diciamo, richiedono anche queste una capacità dello strumento tecnologico di muoversi con una certa precisione, insomma. Però anche questo ovviamente è un elemento che fa riflettere sulla necessità di sviluppare questo tipo di approccio. Infine, così in questa rassegna molto sommaria, vorrei appunto ricordare la fioritura sempre maggiore, insomma, che si trova sul web, sia collegata alla pubblicazione di banche dati di immagini digitali, sia anche proprio semplicemente come strumento di ricerca di banche dati nominative. Le banche dati nominative sono oggi certamente una delle risorse più interessanti e più importanti che ci sono sul web. E sono quelle appunto anche più utilizzate dal pubblico non specialista, pensiamo ai genealogisti, ma che offrono degli spunti anche per i ricercatori, diciamo, di altro tipo. Penso ovviamente per quello riguarda il nostro paese al portale Antenati, penso alla banca dati, per dire cose su cui, diciamo, in qualche modo anche ho lavorato io, della banca dati sul partigianato che dal 15 di dicembre andrà in linea. Insomma, mi pare che al di là degli strumenti tecnici utilizzati, cioè le banche dati specifiche, tecnologie relativamente avanzate di intelligenza artificiale, come elaborazioni manuali di indici e via discorrendo, oggi c'è sempre più questo interesse appunto a produrre degli ami da pesca. Come dire, a far sì che la conoscenza che in qualche modo è condensata nella documentazione archivistica emerga attraverso alcuni elementi, alcuni appunto, alcune spie, insomma, che permettano poi di afferrare in maniera più completa questa conoscenza. Il problema fondamentale, per avviarmi alla conclusione e rimanere nei tempi, è quello che diceva Lina Marazzi, quella della connessione. Quella della connessione. In Italia abbiamo provato a fare questa connessione fra gli archivi con quello strumento, appunto, che Alina Marazzi evidentemente conosce poco, e che è il Sistema Archivistico Nazionale, che ha mostrato nel corso di questi anni tutta una serie di profondi limiti che insomma non siamo riusciti. Zan, diciamo, io sono stato uno dei progettisti, diciamo, poi mi sono occupato anche
quando era all'ICA, però insomma non siamo riusciti a superare questi limiti. Credo che appunto ripensare il SAN oggi significa in realtà mettere in comunicazione non tanto le descrizioni archivistiche, ma costruire degli apparati di authority file, diciamo così, di nomi in primo luogo, ma di tante forse anche di altre cose, insomma, cioè degli apparati semantici, insomma, per capirsi, che abbiano la capacità di mettersi in relazione fra di loro e di mettersi poi in relazione con la documentazione e, come immagino, sarà presentato anche nei futuri, negli altri interventi che seguiranno a questo, di mettere in connessione anche il dominio archivistico con altri domini. La questione ovviamente è che oggi appunto alcuni strumenti anche di intelligenza artificiale ci possono aiutare a fare questo tipo di percorso, però io credo che alla fine l'intervento umano, l'approccio filologico, il rigore descrittivo che dovrebbe rimanere fondamentale nel mestiere archivistico dell'archivista sia quello poi destinato a darci il risultato migliore, sia l'elemento forse vincente. Ed è questo forse su cui bisogna anche riflettere, perché spesso, diciamo, le difficoltà che ci troviamo oggi di fronte, spesso anche di risorse, a realizzare i nostri strumenti di ricerca, fanno sì che questo approccio filosofico e questo rigore filologico e questo rigore descrittivo spesso purtroppo vengano meno. Grazie. Grazie a te Stefano. Beh, mi sembra che per aver poco da dire, insomma, non sia andata poi malaccio, insomma, no? Mi è sembrato anzi, mi è sembrato anzi, come al solito, un intervento ad ampio spettro che ha mosso da questa eterna lotta, no? Tra il generale e il particolare, anche evocando, come dire, la lotta tra gli utenti e i contenuti. Tu hai citato fonti scientificamente rigorose, a me è venuto in mente rispetto, come dire, a questo aspetto, no, dove sono i nomi, un episodio di vita vissuta agli esordi, potremmo dire, dei sistemi informativi. Ilaria sicuramente se lo ricorderà, all'Archivio di Stato di Firenze venne presentato in un convegno quel prototipo di sistema informativo che si chiamava Loran, no? E durante la presentazione, in maniera preveggente e molto acuta, Roberto Cerri, a cui insomma, no, anche molto di quel dibattito che tu ricordavi molto deve, chiese a gran voce se la parola Arno, diciamo così, traduco, ricorresse, si riuscisse a trovare all'interno del sistema, ma Arno si trova, mi ricordo questa sua espressione, che, come dire, si allinea ai temi a cui tu alludevi e che insomma si conferma oggi, forse potremmo dire anche in una sua certa attualità. Io dei molti spunti che invece ho così colto nelle tue parole, direi che, come dire, intanto questo passaggio, che mi sembra da sottolineare tra la diffusione di conoscenza e la diffusione di servizi, no? Dalla conoscenza ai servizi. A livello forse di comunicazione, magari la comunicazione stessa, se fatta in un certo modo, può rientrare anch'essa nel novero dei servizi. Io sono poi molto convinto, e me lo hanno confermato le tue ultime parole, che appunto che il rigore filologico, il rigore descrittivo, il fattore umano, alla fine sia il vero valore aggiunto. Altra cosa che, come dire, ho notato è questa tua attenzione alla descrizione dei livelli bassi, potremmo dire, no? Cioè questo bisogno di andare a cercare e a diversificare anche i contenuti informativi più riposti. Bene, a questo punto direi che possiamo passare la parola a Pierluigi Felicciati, che è mio collega all'Università di Macerata. Che si occupa, potremmo dire, da una vita di sistemi informativi, ha avuto molto a che fare soprattutto con il CIAS fin dagli esordi, quindi gli lascio volentieri la parola. Grazie molte Federico.
Sì, grazie per avermi invitato e davvero, insomma, mi sembra che il dibattito si stia già muovendo, i contributi stiano già muovendo in una direzione molto profonda. Io in realtà sono qui oggi, sì, insomma, anche per parlare delle possibili connessioni, delle possibili differenziazioni, delle possibili trasversalità che i sistemi di ambito MAB, per usare questa espressione che si riferisce a, come dire, al progetto di convergenza, di collaborazione tra le associazioni dei professionisti museali, archivistiche e bibliotecarie, possono avere. Vado direttamente a condividere il mio schermo. Mi devi assegnare il ruolo di relatore, Marta, altrimenti non posso farlo. Chiedo Ok, scusa, dovrebbe grazie. essere Perfetto. adesso, perfetto. Ora c'è, grazie. Sì, spero che lo vediate. Sì, si vede benissimo. Perfetto. Allora, sì, anche io ritorno sulle cose e sui nomi, perché ovviamente concordo assolutamente con le riflessioni di Stefano Vitali su questa preponderanza dei nomi, che in realtà è in qualche modo anche un ritorno indietro, in senso buono, cioè ritorno alla tradizione, no? Ritorno agli indici dei nomi, agli indici dei luoghi, agli indici delle cose notevoli, dei tematismi, che è una cosa che appunto gli standard degli ultimi 20 anni del Novecento ci avevano un pochino in qualche modo fatto dimenticare. Vado direttamente in media res. Allora io ovviamente proverò a attraversare, ho classificato alcune questioni che sono dal mio punto di vista quelle più interessanti e significative su cui riflettere, quindi partirò, alternerò, come dire, riflessioni sui problemi, sulle criticità dell'attuale panorama, dal mio punto di vista naturalmente, dal punto di vista diciamo dell'utente in questo caso, ma anche quelle che sono le potenzialità secondo me e le possibili strategie per aggregare, per integrare il patrimonio informativo sulle testimonianze di civiltà. Cito volutamente una definizione appunto legislativa, ma insomma che prova a coprire un po' quelle che sono le tipologie, le settorializzazioni dell'ambito della cultura e dei beni culturali. Vado direttamente ai contenuti. Intanto partiamo dai sistemi. I sistemi informativi, i sistemi di informazione riguardanti il settore culturale, non penso soltanto a quelli del Ministero beni culturali, attività culturali, turismo, eccetera, ma diciamo i sistemi informativi di area MAB, penso anche a sistemi tematici, a sistemi frutto di progetti di fondazioni, eccetera, sono tendenzialmente sistemi isolati. Cosa intendo per isolati? Intendo sistemi che non permettono direttamente dall'utente che ricerca o naviga all'interno di questi sistemi, informazioni che gli possono essere di interesse, la possibilità di muoversi da un sistema all'altro. Naturalmente, perdonatemi, non c'è il tempo di farvi troppi esempi o di entrare nel merito, quindi prendete queste definizioni e queste mie affermazioni come generali. Ci sono sempre delle eccezioni, ma insomma è un tentativo di visione dall'alto. Questa moltiplicazione di sistemi, questa moltiplicazione di fonti sulle fonti, diciamo così, crea delle ridondanze. Le stesse entità della realtà, della storia, diciamo così, sono presenti in diversi sistemi. Penso come dire, alla sussidiarietà dei sistemi informativi sul catalogo generale dei beni culturali, per cui abbiamo le stesse oggetti d'arte, gli stessi beni architettonici, gli stessi beni archeologici, nei sistemi regionali, nei sistemi specifici, per esempio provinciali, sul sistema regionale e nazionale, quando sarà finalmente consultabile, in progetti specifici dei musei, per esempio. Ma anche per gli archivi sappiamo che ci sono delle ridondanze, delle sovrapposizioni, sistemi locali di singoli istituti di conservazione che convivono con
dati che sono stati condivisi o sono stati prodotti in altri contesti, eccetera. Questa ridondanza scoraggia, mi sembra, gli utenti, quindi questa trasversalità non è così semplice da attraversare se non per utenti esperti e molto pazienti, e mi sembra anche condanna tendenzialmente i sistemi attualmente consultabili alla marginalità nell'infosfera, cioè a non essere le prime risorse che si vanno a consultare quando si cerca qualcosa, si cercano informazioni su qualcosa. Con eccezioni, naturalmente, penso chiaramente al Servizio Bibliografico Nazionale, Biblioteca Omonimo Nazionale, che è talmente, come dire, tematico, è talmente concentrato su una tipologia di oggetti informativi e di una serie di servizi connessi, e sui servizi tornerò anche io, che naturalmente resta, non può non essere la fonte primaria, anche se le stesse informazioni dell'SBN ora si trovano negli internet culturali, in Cultura Italia e nei portali internazionali. La sovrapposizione di informazioni in questo caso potrebbe creare qualche confusione negli utenti, a mio parere. Un'altra cosa che ha già citato giustamente Stefano Vitali è questa tendenza alla digital library. E cos'è la digital library nei policy makers, nella narrazione politica di cui sentiamo parlare? È tendenzialmente un contenitore orizzontale di risorse, è una galleria, è una scatola nella quale ci sono tanti oggetti, anche diversi. Le riproduzioni digitali di questi oggetti o del frontespizi degli oggetti, delle risorse e la possibilità di ricercarli, non di navigarli, ma di ricercarli. Sulla ricerca, se riuscirò, vorrei dire un paio di parole. Invece, gli authority files, ha detto bene Stefano Vitali, che sono effettivamente la sfida importante nel nostro settore, non solo quello archivistico, ma diciamo in generale nella mediazione culturale. Attualmente, quando ci sono e quando coprono una percentuale, come dire, significativa delle entità appunto rappresentate dagli authority files, sono prodotti manualmente, sono prodotti da specialisti, da redazioni centralizzate, ma direi mai, io non ho in mente degli esempi, gli authority files condivisi, cioè su cui possono intervenire e modificare diversi soggetti. C'è qualcosa di simile in SIGEC Web, nel sistema di gestione del catalogo generale dei beni culturali, ma è un mondo appunto chiuso, attualmente è tutto di back office e noi utenti non possiamo ancora valutare gli effetti positivi di questa possibile costruzione di authority files condivisi. Una strategia molto diffusa, quella dell'Archives Portal Europe, è in fondo questa, è appunto la strategia dell'aggregazione. Marta ha detto aggregazione ma integrazione, cioè la raccolta di metadati sostanzialmente provenienti da content providers diversi, distribuiti geograficamente o insomma, sia all'interno dello stesso paese, e così da non dover affrontare il problema del multilinguismo che sono ben d'accordo con Marta, è un issue veramente molto importante, ma per quello che voglio mettere in evidenza è che questi portali tematici, penso ad Archives Portal Europe, ovviamente necessariamente devono costruire delle strutture di metadati che necessariamente per poter garantire uniformità, coerenza e funzionalità al sistema devono essere rigide. Nel caso di Archives Portal Europe si sono adottati degli adattamenti, degli standard, diciamo, di struttura dati come EAT e ESI e questa idea della guide che è molto interessante, ma quando si passa ai portali generalisti, cioè portali, chiamiamoli così, MAP, ma usando appunto questa formula in senso molto aperto, includendo contenuti audiovisivi, eccetera, cioè penso Europeana, penso a Cultura Italia, visto che siamo qui in Italia, questi portali necessariamente creano digital library di metadati, cioè come dire, schiacciano a livello orizzontale tutte le entità informative e necessariamente le possibili relazioni, che siano gerarchiche o che siano
di connessione, di contesto, per esempio, sono sacrificate a favore di faccette. Ho selezionato tutti i contenuti che hanno la parola macerata, poi dopo posso fare delle ulteriori selezioni aggiungendo macerata sì, ma nel XIX secolo, macerata nel XIX secolo, oggetti artistici, eccetera. Quindi le faccette, questo metodo di selezione di come dire, lati dello stesso solido, non è la stessa cosa che mettere in evidenza, evidenziare le relazioni. In particolare europeana, che ormai è, a mio parere, quasi inconsultabile, quasi non ricercabile, perché la quantità di contenuti ne nasconde la maggior parte. Io faccio tutti gli anni un'esercitazione con i miei studenti di storia dell'arte, peraltro cercando un dipinto, tutti gli anni quasi nessuno riesce più a trovarlo, ma io so che c'è, perché so che da chi è stato fornito e so per certo che c'è. Quali sono i contesti che ci presenta Europeana, al di là di quelli appunto derivanti dai contenuti stessi, cioè dai nomi, dai luoghi, dalle parole, dalle sequenze di caratteri presenti nei scarni metadati del suo schema? Sono i content provider, cioè la provenienza dei metadati. Sappiamo che il concetto di provenienza è un concetto per noi archivisti soprattutto particolarmente ricco, particolarmente articolato. La provenienza è di produzione, di produzione geografica, è temporale, è di contesto politico-amministrativo, eccetera. Questa ricchezza dei contesti viene un po' schiacciata con una logica che è quella delle collections. Ma queste collezioni sono talvolta semplicemente pacchetti di dati, non sono collezioni in senso con una scelta culturale all'origine. Un'altra cosa che credo è che esporre i linked open data basati su ontologie locali, cioè sviluppate nell'ambito del singolo progetto, cioè rappresentando in forma di linked open data i dati provenienti da uno specifico sistema, da un singolo sistema, non mi sembra che abbia ancora avuto un impatto in termini di efficienza, in termini di qualità del servizio sugli utenti finali. Se parliamo invece di integrazioni, io provo qui a, ma per semplificare, ma solo per appunto mettere, come dire, aggiungere legna sul fuoco e animare la riflessione, due possibili linee di integrazione. Un'integrazione a valle, cioè si espongono dati in forma tale da poter essere altrove esternamente connessi e valorizzati, quindi penso soprattutto ai linked open data. Questo significa esporre in un'altra forma i dati in modo da renderli condivisibili e integrabili anche in sistemi diversi, quindi come dire, si perde il controllo sulle informazioni e le si cede all'infosfera semantica. E questo è naturalmente molto positivo, anche se non siamo ancora molto pronti a dare agli utenti dei servizi di ricerca nel web semantico efficaci. Mi sembra molto interessante, e questo credo che sia davvero, e soprattutto il centro del mio contributo di oggi, la possibile integrazione a monte. C'è la possibilità che si stabiliscano delle intersezioni tra sistemi, sulla base di specifiche ontologie, cioè che le cose, e poi vi dirò più tardi cosa intendo per cose, siano condivise, siano gestite in forma di authority records, in modo condiviso tra i diversi settori MAB, in modo da rendere possibile agli utenti finali di muoversi tra diversi sistemi attraverso appunto cose comuni, i nomi delle cose. Il nome delle cose apre la questione di come chiamare le cose e come dire, affidarle al web è un problema molto ampio e molto ricco. C'è da un lato un problema di lessici, forse ne parlerà il collega Maurizio Vivarelli dopo di me, cioè lessici di settore, chiamiamo la stessa cosa in modo diverso, oppure chiamiamo allo stesso modo cose diverse, quindi chi chiama come. Che cosa? Su questo ci sarebbe da fare un lavoro molto interessante e credo, non voglio rubare l'argomento a Maurizio perché so che
insomma, lo devo a lui questa riflessione, che è forse più interessante partire non tanto da una riflessione, come dire, elitaria dall'alto, ma esaminare l'uso delle parole nella rete, perché abbiamo una quantità di dati tali, di big data tali, per cui possiamo affinare i nostri lessici in modo, come dire, sintonizzarci con il mondo reale. Un'altra questione che è annosa per gli archivisti è se utilizzare, come utilizzare le denominazioni originali delle cose, oppure definire delle forme riconosciute. Se per i bibliotecari, tutto sommato, e non è banale, possono esistere dei metodi per come chiamare i nomi di persona, come chiamare i nomi degli enti, come esprimere il nome di un editore, eccetera. Io penso a entità un po' più complesse, come i dipinti, per esempio, che non hanno titolo, ma sono di solito individuati da un soggetto oppure da un nome consueto, la Madonna del Cardellino, cos'è? Madonna con bambino, ma non c'è un titolo originale. E quindi, perché non provare a pensare, ed è un po' un sogno, ma mi sembra una sfida veramente interessante, che va verso la costruzione di servizi, appunto, e non solo di offerta di informazioni, verso un authority control condiviso da diversi specialisti che possono lavorare su forme diverse, ma mettere in evidenza di che cosa stiamo chiamando. Quindi questi authority files possono essere entità condivise una volta che si decide a quali entità ci riferiamo. Penso alla tendenza verso cui si sta andando con RDA, con Resource Description and Access, verso cui si sta andando con RIC, qualcosa dirò velocemente anche su questo. Un altro tema molto interessante è quello delle licenze di uso e di riuso di queste informazioni, oltre che delle riproduzioni su cui il dibattito è acceso e ci sono, come dire, visioni davvero contrapposte, ma penso anche al valore di uso e di riuso, e poi dirò più avanti, di possibile crowdsourcing di queste informazioni. Di quali cose sto parlando? Sarò davvero estremamente sintetico. A cose che riguardano lo spazio, cioè geografico, a cose che riguardano il tempo, ai contesti cronologici, che sono anche contesti istituzionali, che sono contesti eccetera, agli agenti, non li voglio chiamare solo persone, sono persone che hanno svolto delle attività, che sono alla base di eventi. Ecco, lo schema, qui vi condivido con voi uno schemino grafico che, insomma, sarà pubblicato ai primi di gennaio, in cui ho provato a esprimere le entità così come sono descritte nel documento ancora provvisorio in bozza di il conceptual model di RIC, di Records in Context, la versione 2. Ecco, questa thing, questa cosa definita da RIC come l'entità numero 1 è a diverse articolazioni, quelle per cui ho aggiunto così una freccetta rossa potrebbero essere quelle su cui si possono costruire queste authority files condivisi, gli eventi, le date, i luoghi, gli agenti, che sono persone, sono gruppi, sono posizioni, sono meccanismi. Gli agenti possono essere anche software, possono essere anche enti complessi, quindi famiglie, enti, persone, eccetera. Su questo, queste sono cose che condividiamo con le descrizioni bibliografiche, che condividiamo con le descrizioni di beni culturali, che condividiamo con tanti sistemi specifici o specializzati che in qualche modo convivono nell'infosfera, ma non sì, all'interno di muri un po' chiusi. Un altro tema che volevo evidenziare è il ruolo dell'utente. Questo Stefano Vitali ha, come dire, alzato la palla, io provo a schiacciarla. Gli utenti sono molto diversi, sono sempre più diversi. La verità è che non li conosciamo attraverso percezioni un po' limitate, non abbiamo dati, non condividiamo questi dati quando li abbiamo. Le ricerche di Wendy Duff, importantissime, in Italia abbiamo fatto pochissimo su questo, abbiamo interrogato, coinvolto pochissimo gli utenti per cercare di capire
chi sono, come si comportano, e nessuno di noi si comporta in maniera sempre coerente nell'approccio all'informazione. Siamo diversi, ci comportiamo diversamente in diversi momenti. In certi momenti siamo più interessati a fare ricerca, con tutte le sorprese che la ricerca, le sorprese anche belle che la ricerca Google Like può riservarci, altre volte preferiamo navigare, cioè muoverci tra le connessioni, muoverci tra le relazioni. Gli utenti devono essere coinvolti, la mediazione può essere condivisa perché gli utenti spesso hanno lunga esperienza di ricerca, di consultazione dei libri, di consultazione degli archivi, possono aggiungere commenti di lettura sui propri libri, possono aggiungere valutazioni o correggere dati o arricchire dati, per esempio sulla base della propria esperienza, che riguardano il patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico. Possono dare un feedback importante anche sulle entità descrittive archivistiche. Il valore dello user generated content, attivare pratiche di crowdsourcing, mi fa molto piacere che Archives Portal Europe stia muovendosi in quella direzione. Credo siano davvero molto importanti. Bisogna connetterci con le comunità, perché in fondo stiamo lavorando per loro, no? E non soltanto perché dobbiamo farlo. Temi di co-curation, per esempio di raccolta di versioni digitali di oggetti conservati privatamente, e anche in una direzione appunto verso i grandi progetti di dati dell'utente, ma strutturati e alla base del funzionamento del web semantico come DBpedia o Wikidata. Su questo ci sono delle sperimentazioni interessanti anche in Italia. Un altro tema importante è lo user-centered design. I nostri sistemi spesso sono progettati da informatici o da specialisti di quel particolare settore culturale. Dobbiamo attivare dei progetti, delle strategie di progettazione basate sul coinvolgimento degli utenti, in modo da escludere più possibile la non usabilità, la non facilità, la non soddisfazione degli utenti nel navigare in sistemi che sono tendenzialmente piuttosto complessi. L'analisi della user experience, l'analisi dell'effettiva esperienza degli utenti nell'interfacciarsi, nell'usare i nostri sistemi, deve essere fatta sistematicamente perché vogliamo costruire servizi e non scatole chiuse, e ovviamente analizzare significa azioni conseguenze di assessment, di miglioramento, di arricchimento, rinforzo o soluzione dei punti deboli. E tutto questo va a rinforzare il valore dei dati, delle informazioni, il valore d'uso dei dati e delle informazioni, che nella visione generale della Convenzione di Faro significa avvicinare, coinvolgere, responsabilizzare i cittadini nei confronti dei nostri sistemi. Per concludere questi nodi e queste prospettive, provo a sintetizzare alcuni problemi di carattere generale. Sappiamo che viviamo in un ambito, quello culturale, molto settoriale, in cui tra l'altro all'interno dei grandi soggetti politici, penso al Ministero soprattutto, ma penso anche a alcuni contesti regionali, c'è competizione organizzativa, per cui gli archivi sono ben diversi da chi si occupa di biblioteche, sono ben diversi da chi si occupa di musei o di mostre o di spettacolo, eccetera. E questo non aiuta certamente a ragionare in termini di condivisione e di rinforzo delle trasversalità. Inoltre, bisogna dirlo, lo diceva prima Stefano, è costoso, gli indici sono costosi, sono assolutamente d'accordo con lui. All'interno delle organizzazioni MAP ci sono poche risorse umane, poche persone sufficientemente specializzate per progettare, attivare, aggiornare meccanismi, risorse, strumenti efficaci ed aggiornati che possano andare verso la condivisione e l'integrazione. Ci sono dei costi alti di sviluppo dei sistemi e ci sono dei costi molto alti di sviluppo e di aggiornamento dei sistemi, per cui le obsolescenze tecnologiche che avvengono, questi giorni stiamo leggendo la terribile notizia della possibile perdita dell'archivio del giornale La Stampa,
semplicemente per mancato aggiornamento tecnologico, ma l'abbiamo vissuto l'obsolescenza tecnologica di SIAS, che è durato quasi 15 anni, ma anche troppi. Però purtroppo quando si affrontano le obsolescenze tecnologiche lo si fa in una logica d'emergenza, dando le chiavi in mano tendenzialmente agli informatici, magari definendo dei requisiti, diciamo, di contenuto, ma tendenzialmente ci affidiamo molto a loro. Non c'è scambio, non c'è integrazione. Se troviamo delle soluzioni rispetto alle obsolescenze tecnologiche, se troviamo delle soluzioni per integrare, per condividere soluzioni tecniche in ambito MAP, credo che ci sarebbe risparmio di soldi che tendenzialmente sono pubblici e forse potremmo convergere su soluzioni migliori. Io credo anche, ho concluso, che i sistemi informativi debbano avere anche una logica aziendale, una logica gestionale. Penso che un grande valore aggiunto che potrebbe avere la raccolta di informazioni sul patrimonio, diciamo così, può essere un'occasione anche per attivare sistemi di gestione dei procedimenti e delle attività on-site, delle attività delle organizzazioni MAB reali, che sono simili problemi, sono problemi di sicurezza, sono problemi di accesso, sono problemi di registrazione degli utenti, sono problemi di eccetera. Perché non provare a condividere qualche soluzione con tutte le differenze, ma anche concentrandoci sulle similarità? Oltre, i sistemi non servono solo a valorizzare attraverso il digitale, ma servono anche a migliorare le procedure e a gestire meglio le attività e i servizi. Io ho concluso. Grazie per Luigi. Diciamo che con questo intervento abbiamo in qualche modo, come era il nostro intendimento, anche allargato gli orizzonti, no? Siamo andati anche oltre i sistemi strettamente archivistici. Anche in questo caso molti gli spunti, poi qualcosa tenterò di riprendere in conclusione. Ma un paio di cose: il rapporto tra qualità e quantità, no? Quando tu parlavi anche di europeana, aggiungerei selezione, cioè come facciamo anche a non farci travolgere, ammesso che sia possibile, da questa sindrome quantitativa. E poi il problema, secondo me, centrale, ma credo che su questo anche, come dicevi tu, Maurizio tornerà, della concettualizzazione. Siamo un po', no, come nella Macondo degli albori, molte cose le indichiamo con il dito, e forse uno sforzo di concettualizzazione, almeno dal punto di vista metodologico, non voglio dire applicativo, senz'altro è auspicabile. Ma appunto non voglio dilungarmi troppo, e quindi cedo la parola a Maurizio Vivarelli, che appunto è un collega dell'Università di Torino, con cui molto spesso abbiamo modo e piacere di discorrere di questi temi, di questo bisogno fondamentale di apertura. Poi ci mettiamo d'accordo su come aprirci, ma come dire, la parola d'ordine sembra, insomma, che anche da quello che abbiamo sentito prima di te, Maurizio, sembra proprio aprirsi, no? Quindi a te la parola, Maurizio. Sì, grazie Federico. Allora, chiederei anch'io a Marta Musso di attribuirmi le funzioni di relatore per la condivisione. Non so se, ecco. Dovrebbe essere fatto. Sì, ora c'è. Okay. Allora, voi riuscite a vedere? In questo momento ancora no. No, allora aspettate. Schermo. Ecco, no, no, scusate, ho messo. Ok. Ecco, ci siamo, ok. Ok, ecco. Dovremmo esserci ora. Eh? Perfetto, sì, ci vede siamo, bene. Perfetto. Ok, allora, intanto, insomma, anch'io vorrei ringraziare gli organizzatori per l'invito che mi è stato rivolto. Scusate, vorrei ingrandire. Ecco, perfetto, ci siamo. Perfetto. Ecco, e detto questo, allora, in esordio vorrei dire che nella fase in cui, insomma, ho preparato questa breve presentazione, mi era venuto un dubbio, no? Il dubbio era quello di andare fuori tema rispetto alla fisionomia di questa giornata e al riferimento
base, no? Da dove, insomma, questa serie di considerazioni, da dove traggono origine, quale tipo di traiettoria, insomma, era ragionevolmente utile per questa serie di percorso in parte condiviso. Devo dire invece che alla luce delle considerazioni che sono state proposte, sia nella parte introduttiva, ma anche nel merito degli interventi, mi pare che queste mie considerazioni abbiano, per così dire, siano attinenti, per quanto, secondo un punto di vista, diciamo, diverso, che fa riferimento a linee, sulle quali ho cercato un po' di riflettere in questi ultimi mesi. Quindi, insomma, alla fine, mettendo assieme tutti questi vari elementi contingenti e riferiti a questa occasione specifica, è venuta fuori questa ipotesi di comunicazione che, come vedete, ha al centro un tema che è stato evocato in molti degli interventi, però io credo che meriti un ulteriore approfondimento, che è quello del concetto di disciplina. Quindi io non parlerò molto di questioni specifiche che hanno a che fare con i modelli tecnologici attraverso i quali le informazioni documentarie, qualunque sia la provincia di competenza, vengono organizzate, ma partirò proprio da questo tema delle discipline, da cui poi traggono origine i modelli e da cui poi, scendendo ulteriormente verso il basso, mi ritrovo un po' in quelle considerazioni che Feliciati ha proposto tra l'ammonte ed a valle. E, ecco, allora vi propongo all'inizio un richiamo che è un richiamo a una fase, come dire, fondativa della tradizione documentaria nel suo insieme, quella bibliografica e documentalistica in senso stretto, ma che secondo me attiene alla storia delle culture documentarie. E quella immagine che vedete è un'immagine del Mundaneum, è una elaborazione visionaria che Paul Hauteley, con il suo sodale amico Henri Lafontaine, insomma, elaborò a Bruxelles, no? In questo luogo curioso a cavallo tra fine 800 e inizio 900. E vedete, in questa immagine ci sono delle persone, dei congegni, una infrastruttura, no? Tutti temi questi che sono stati più volte evocati nel corso di questa giornata, ma c'è anche, e lo vedete ora evidenziato da quel fondo giallo, c'è un elemento. Questo elemento è una sorta di occhio radiante, no? Che è il punto di vista a partire dal quale questa complessità, che sotto poi vediamo rappresentata, può essere, come dire, ad essa si può accedere, ci si può muovere, si può perlustrare. Le metafore che sono state utilizzate già fino a questo punto hanno proprio a che fare con ciò che accade dopo che questo occhio metaforico che persiste, come dire, manifesta le sue funzioni. E quell'occhio, quel disegno molto, molto semplice di Hauteley, sostanzialmente lo vedo rappresentare come una metafora, un simbolo, ma un simbolo proprio nella sua base fondativa, di questa esigenza che noi avvertiamo di disporre di un punto unico, tendenzialmente integrato, forse anche armonizzato, per accedere alla informazione nelle sue forme molteplici. E perché è lì che si situa poi la mediazione, come si definiscono le relazioni tra gli umani da un lato e gli oggetti documentari dall'altro, ma anche lì la partita ormai è un po' più complessa. E allora, questo è un altro degli aspetti su cui, insomma, da un po' di tempo cerco di riflettere, che questa esigenza, l'elemento diacronico, diciamo così, cioè questa esigenza che noi avvertiamo oggi, no, di disporre di elementi comuni, di relazioni interpretabili, di elementi convergenti, insomma, variamente denominati. Qui si sarebbe potuta aprire quella linea sulle parole, sui lessici che
ha evocato Pierluigi, ma della quale parlerò poco oggi. Questi stessi elementi li ritroviamo all'inizio della fase costitutiva della, come dire, tradizione disciplinare specifica all'interno della quale io in particolare mi situo, la cultura bibliografica, e qui vediamo un'immagine di Gesner del frontespizio della celebre Biblioteca Universalis di Gesner, che già aveva questo stesso, aveva elaborato questo stesso bisogno, questa stessa istanza, no? Di disporre di un punto metaforico, simbolico, anche indicale, attraverso il quale accedere alla rappresentazione del sapere nella sua totalità. Ora, a questo tema che ho evocato si collega la nascita delle discipline, di tutte le discipline, incluse quelle documentarie, che proprio dalla prima età moderna, no, definiscono la propria traiettoria evolutiva, disciplinandosi appunto a partire da fenomeni complessi che hanno a che fare con la trasformazione dei modelli di organizzazione della conoscenza. Si passa, insomma, c'è un passaggio di era, di età, proprio da Medioevo a età moderna, e quella conoscenza complessa si avverte l'esigenza di organizzarla, di ordinarla e di renderla in tal modo utilizzabile. E subito, da subito, si avverte appunto l'esigenza di questo punto di accesso unitario alla conoscenza. Per Gesner la biblioteca, e poi sono diventati sussulti gli strumenti, ma sotto i quali agisce l'elemento simbolico che abbiamo intravisto all'inizio. E le discipline si sono in tal modo delineate e costituite sempre con la persistenza. Ora qui vediamo la variante, come dire, inquietante dell'occhio come elemento di controllo. L'immagine che vedete è un, diciamo, panottico effettivamente situato all'interno di una prigione realizzata a Cuba negli anni che vedete lì indicati, insomma, nei primi decenni del Novecento. Linee di riflessione su cui ha lavorato molto Foucault, vedete soprattutto in quel libro noto, Sorvegliare e Punire. Quindi le discipline fanno il loro mestiere, cioè disciplinano, ma ciò detto rimangono tuttavia incerte e porose, ed è proprio questo di cui abbiamo parlato, no? Quando con una terminologia legata prevalentemente ai lessici contemporanei abbiamo avvertito l'esigenza di istituire delle relazioni, appunto variamente denominate, connessioni, relazioni, convergenza tra i contenuti elaborati a partire dalle traiettorie che le singole discipline si sono date. In questo modo, quindi, descrivendo in modo molto rapido e molto sommario delle dinamiche molto complesse, si sono costituite quelle che, con un'espressione molto evocativa, sono chiamate tribù disciplinari, cioè le persone che si muovono all'interno dei campi delle discipline che in questo modo si sono costituite, e che hanno una loro autonomia, stanno dentro dei confini, ma contestualmente avvertono l'esigenza di attraversarli e di dare origine a quei territori ibridi, anch'essi variamente denominati. Quindi c'è il campo della disciplina in senso stretto, poi ci sono quelli della multidisciplinarietà, della interdisciplinarietà, della transdisciplinarietà. Questo è ciò che rende, allora, da un lato complessa, ma anche attraente, la riflessione su temi che sono stati evocati anche nell'ultimo intervento, quello di Feliciati, perché sostanzialmente dal punto di vista dei contenuti delle discipline è a questa linea, che non so se sia evolutiva, no? A queste fasi in cui, vedete, i colori si assemblano, si modulano, si ibridano, ed è ciò che con questi termini faccio riferimento, quindi da un altro punto di vista, a temi e questioni ai quali già ci si è riferiti in altri interventi.
E allora questo bisogno, no, del punto d'accesso integrato, unitario, tendenzialmente armonizzante, si scontra con un'altra delle metafore ad essa opposta, che è quella dell'età della frammentazione, la appunto decontestualizzazione. Ora, in questo caso, l'evocazione è di un libro che ha avuto una certa diffusione nel corso degli ultimi mesi, un libro recente del collega e amico Gino Roncaglia, che mette in evidenza questo dato con il quale tutti siamo abituati a confrontarci, ed è ciò di cui abbiamo parlato oggi. Anche lì, dinamiche complesse: da un lato la reticolarizzazione delle relazioni tra i contenuti, evocati qui in un'immaginetta classica, diciamo così, di rappresentazione dell'ipertesto di mano di Ted Nelson, e poi la piramide, che è un altro dei modelli di organizzazione strutturata di quegli elementi, che evoca una successione: prima ci sono i dati, poi le informazioni, poi la conoscenza, e poi alla fine forse la saggezza. Ed è qui proprio che si situano quelle relazioni complesse a cui più volte si è fatto riferimento, tra parole e cose, che sono state più volte evocate, e anche all'interno della specifica tradizione, diciamo, disciplinare o subdisciplinare, all'interno della quale io mi situo, è riemerso questo problema che ha almeno quelle origini, ma neanche di più remote, se su di esse avessimo voluto riflettere. Infatti, in IFLA LRM, Library Reference Model, ritroviamo proprio esplicitato, tra l'altro anche con questi termini latini un po' aulici, quella polarità tra cose, res proprio, e il nome che a quelle cose viene attribuito, e che da un lato si avverte l'esigenza di normalizzare, di standardizzare, e questo è stato detto più volte, ma nello stesso tempo queste relazioni sono per nulla univoche, a meno che, questo è un altro dei temi con i quali dobbiamo confrontarci, cioè nel momento in cui, no? Allora, da un lato definiamo una linea che tende alla rigorizzazione, che è quella che punta, diciamo così, lo dico in modo molto rudimentale e sintetico, alla semantizzazione dei contenuti, web semantico. Ma dall'altro lato, sul versante antropologico, abbiamo l'uso del linguaggio naturale da parte delle persone, per cui l'immagine di Magritte, questa che ha a che fare con un ciclo dedicato proprio alle parole e alle cose, riemerge con tutta la sua evidenza, cioè ciò che è ritenuto univoco all'interno della prospettiva tendente alla standardizzazione non coincide neppure nella mediazione documentaria con ciò che hanno in mente le persone che a quei contenuti vogliono accedere. E tutto questo ho provato a schematizzarlo in un modo molto davvero ipersemplificato in questo piccolo modello, in cui da un lato ci sono coloro. L'immagine è la stessa, evidentemente, è ripresa proprio da un'immagine che circolava nella prima età moderna nel campo delle arti della memoria, cioè l'icona, l'immagine visiva di chi produce le informazioni è la stessa, rovesciata, speculare, rispetto a coloro che la utilizzano. È tutto ciò che noi facciamo in via ordinaria, e la parte in giallo, quella della ricerca e recupero, è appunto lì che si gioca la partita tra, diciamo, nella prospettiva legata all'uso dei contenuti attraverso proprio quegli elementi che sono stati più dettagliatamente descritti, utilizzando le interfacce attraverso le quali si accede ai database che contengono metadati e indici di quei metadati. L'utilizzo della stessa immagine ha a che fare evidentemente con il richiamo alla circolarità complessiva di questo schema, no? Ed evoca la figura nota del prosumer. Ora, l'altro elemento, che è quello che a me sembra particolarmente rilevante, che non è una novità, è riferito alla complessità dei modi con cui le persone accedono a questi contenuti.
E in questo senso ho voluto richiamare un articolo noto, credo, insomma, almeno nel nostro settore, è un piccolo classico di Marcia Bates, che descrive proprio i modelli attraverso cui la ricerca delle informazioni viene effettuata, no? Un modello lineare, che è il classico modello dell'information retrieval, è uno schema quello, cioè è un modello che rappresenta in quel modo, idealizza in quel modo i modi, le modalità attraverso cui le queries sono effettuate. E al centro lo vediamo, c'è un matching, cioè ciò che io utente ho in mente coincide o non coincide con ciò che c'è nel modello di rappresentazione del contenuto informativo del documento. E poi c'è quella che Bates ha definito la raccolta delle bacche, i modi con cui le persone, nella loro concretezza antropologica, effettuano la loro ricerca. Raccolta delle bacche o un'altra locuzione utilizzata è quella del profumo dell'informazione, che sta ad indicare proprio le modalità zigzaganti, appunto, si è fatto riferimento più volte oggi a questa complessità, quindi un percorso niente affatto lineare, che porta anche, ultimo e terzo dei modelli qui proposti, a un modello a grafo di rappresentazione dei contenuti. L'ulteriore problema, ecco, su cui qui si avrebbe potuto situarsi questa espansione verso i lessici MAB, che è stata evocata da Pierluigi e alla quale lui si riferiva a questo essenzialmente all'intervento all'ultimo convegno nazionale MAB, in cui ho cercato di fornire qualche elemento, non di chiarificazione certamente, ma almeno a livello descrittivo di ciò che avviene in relazione al fatto che i contenitori, i database, vabbè, quella è un'icona nota del database, contengono modelli di rappresentazione dei contenuti informativi dei documenti che sono prodotti a partire da tradizioni disciplinari eterogenee. Quindi è evidente che ciò che sta dentro il contenitore ha questo problema della, come dire, parziale interoperabilità, sia da un punto di vista tecnologico, ma quello che ci interessa di più in particolare è la semantizzazione. E infine, anch'io mi sto avviando, spero rispettando i tempi, verso la conclusione. Approdiamo al tema, a un tema che è stato anche questo evocato, quello sia dell'intelligenza artificiale, ma anche Feliciati ha utilizzato più volte il termine infosfera, che evidentemente fa riferimento anche ai livelli di elaborazione di resi noti, insomma, nell'opera di Luciano Floridi. E anche qui si gioca una partita molto, molto complessa. Allora, Floridi definisce quarta questa rivoluzione, opponendola a quelle precedenti dei modelli di organizzazione della conoscenza, che qui vediamo in effigie: Copernico, Darwin, Freud, Turing. E il nodo di fondo è che questa infosfera. Ora io capisco la polarità artificiale-umano, no? Ma di fatto all'interno di questa infosfera è già popolata da contenuti che sono prodotti a partire dall'azione di macchine, non solo gli algoritmi di Google, diciamo, che pure anch'essi influiscono potentemente nei modi con cui le persone cercano le altre informazioni, anche quelle strutturate da un punto di vista documentario. E quindi è con questo anche che dobbiamo fare i conti, no? Ora, Datasphere è una sorta di variante di infosfera. Su questa quantità ciclopica di informazioni misurata in zettabyte, che fanno riferimento a questa quantità di informazioni che è difficile anche solo da scrivere e ancor di più da immaginare. Uno zettabyte è più o meno un triliardo di byte. E allora, quello che a me sembra interessante, ecco, queste sono variabili un po'
contingenti legate a campi che ho avuto modo di seguire di recente anche per dinamiche che riguardano proprio l'area territoriale di Torino, che come forse alcuni di voi sanno, ormai è stata individuata, sembra in modo certo, come sede dell'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale, quindi questo tema è percepito come particolarmente rilevante, no? Dai policy makers, dai players di questo campo. E quindi credo che sia utile farsi un'idea di questa infosfera che già è popolata da contenuti e relazioni prodotti a partire da agenti informazionali che già esistono operativamente. Allora, in relazione a questi scenari, la via bibliografica, quali elementi può introdurre? La via del catalogo, che è stata più volte evocata, presa in esame qui nei suoi estremi. Naudé, la parte originaria e costitutiva dopo Gesner, per approdare a quel IFLA LRM cui già ho fatto riferimento, in cui vediamo le 11 entità, le categorie individuate per declinare i modi secondo cui accostarsi agli oggetti. Ma, e questo purtroppo complica ulteriormente la situazione, quei contenuti a cui abbiamo fatto riferimento anche attraverso quegli schemi sono elaborati a partire da metodi che in cui si individuano queste relazioni tra memoria da un lato e archivio nella sua accezione più ampia dall'altro, che dipendono dalle differenze e molto spesso divergenze che esistono tra i metodi proprio che hanno a che fare con la metodologia della ricerca storica, ancora in senso più generale, con la tradizione umanistica che si incrocia con ciò che accade quando ci confrontiamo con i fenomeni descritti da Floridi e anche con quello della datificazione. Ecco, questo io credo che certamente in un'occasione come quella di oggi, è un tema, campo che non può che essere evocato, co debba costituire un elemento di riflessione, di graduale approfondimento nei limiti del possibile della riflessione su questi temi, proprio per garantire una persistenza, un futuro alla tradizione documentaria. Quindi, tra questi due poli, quello della memoria che ha a che fare con la rappresentazione dei contenuti e l'archivio, l'archivio vuol dire tutto naturalmente, archivio in senso disciplinare, biblioteca, ci sono delle relazioni molto complesse che proprio in questa fase di discontinuità dobbiamo necessariamente trovare il modo di affrontare. Allora, avviandomi davvero alla conclusione, credo che in primo luogo sia necessario far evolvere. Ora, quella parola che vedo lì, che io stesso ho utilizzato, non so se sia quella giusta, prendere atto di queste trasformazioni, forse proveniamo da quella tradizione, dobbiamo congiungerla con questo presente così complesso e articolato. E qui vedo quelli che a me sembrano elementi fondativi di questa riflessione. Intanto elementi che hanno a che fare con la lunga durata di questi fenomeni di trasformazione e poi alcuni altri concetti fondativi, quello di dato, che sono sempre quelli, poi quello di informazione, quello di documento, quello di struttura da dare a questi elementi pregressi e poi l'elemento antropologico che ho già evocato. Tutto questo, il fenomeno contingente che richiamavo, è legato al fatto che negli ultimi mesi ho lavorato un po' a questo progetto che vedete sulla vostra sinistra, che ha quel titolo, che è stato elaborato in risposta a un bando promosso dalla Compagnia di San Paolo di Torino, che abbiamo fatto in collaborazione con il Politecnico, prevedendo di utilizzare anche, non solo, ma anche procedure di intelligenza artificiale, machine learning di vario tipo. E ce n'è una Maurizio, scusami, particolarmente interessante. qualche Sì? minuto, Maurizio, siamo Sì, abbastanza. sono alla fine, credo sia la penultima o l'ultima, che è quell'e-storytelling, AI Myths and Story Generation,
che è radicato proprio in ambito strettamente archivistico. Ora, al di là della problematicità, è davvero molto interessante cercare di costruire degli algoritmi attraverso i quali modellizzare in un modo che la macchina sappia gestire la relazione con quei contesti che sono stati evocati e che fanno parte del core, come dire, degli elementi fondativi della nostra tradizione. Quindi io mi auguro che questo progetto possa essere finanziato e che su questa linea, se possibile, continuare a lavorare. Ce n'è un altro che riguarda le attività di lettura che in questa sede magari sono meno rilevanti, a cui ho provato a lavorare, ma il punto d'approdo alla fine è questo, cioè che quelle figure che nel modello precedente di mediazione documentaria erano rappresentate da quelle icone, di fatto io credo già nel periodo in cui ci stiamo muovendo hanno quella effigie lì, che naturalmente è una metafora anch'essa, no? Sono i cyborg evocati da Floridi. Nel frattempo, credo, qui sì, il tema dei lessici è importante, sia opportuno fare chiarezza rispetto ai concetti, le parole, le cose, utilizzando sia gli approcci collocati all'interno delle tradizioni disciplinari, ma anche facendo riferimento a questa prospettiva di un campo, diciamo così, metadisciplinare, transdisciplinare, che anch'esso è stato evocato più volte. E alla fine, questa è l'ultima slide, ecco che quella sfera dei dati, l'infosfera, assume le caratteristiche più organizzate e strutturate delle informazioni, che sono più piccole della precedente, all'interno della quale si situano i contenuti ancora più strutturati dei documenti, tutti distribuiti in questi database difficilmente interoperabili. E all'interno di questa traiettoria continuiamo a trovare lo stesso occhio radiante di Hautley, che credo accompagnerà la storia delle culture documentarie, l'ha accompagnata nel passato, nel presente e verosimilmente anche continuerà a farlo nel futuro. Ho finito, grazie. Grazie Maurizio, grazie anche per questa tua importante incursione nel terreno disciplinare. Nel mondo accademico di questi tempi si sta ragionando e quindi anche nei nostri settori in maniera secondo me decisiva di una ridefinizione delle competenze, degli statuti, soprattutto degli ambiti e delle strategie. Quindi la riflessione disciplinare è sicuramente una riflessione sottesa a tutti i ragionamenti che abbiamo fatto, in quanto, come dire, presupposto, io credo, metodologico, se non decisivo, molto importante. Allora, io, Marta, prima di aprire, visto che siamo abbastanza lunghi, molto sinteticamente mi permetterei di fare delle piccole conclusioni rispetto agli interventi, se sei d'accordo. Assolutamente, sì, poi magari lasciamo giusto un paio di minuti per domande Però impellenti. volevo chiudere il pacchetto e poi apriamo, come dire, alla discussione. Ho fatto un giochetto per, come dire, per ossessione tassonomica da archivista e anche per ragioni di brevità. Ho tirato via quattro parole tra le moltissime. Quattro parole chiave, tanto per restare nel nome delle cose, da ognuno degli interventi. Il primo è ingestione, cioè questo bisogno che secondo me si manifesta, comunque è stato più volte richiamato, di fare attenzione anche alla costruzione delle risorse descrittive e delle risorse descrittive di dominio, perché se non continuiamo, se non perfezioniamo, se non adeguiamo i contenuti, le risorse descrittive, a mio modo di vedere, ogni altra considerazione è vuota. Quindi, mentre ci occupiamo di restituire, non ci dimentichiamo di continuare a costruire, soprattutto, voglio dire, in ambito archivistico, molti ancora sono, insomma, no? I fondi archivistici, anche magari in istituti di conservazione prestigiosi, che hanno bisogno di essere, come dire, che sono materia prima, che deve ancora essere lavorata e metabolizzata. Quindi l'ingestione con questa vox media, no? Che in italiano appunto è un po' una vox media, alimentare i sistemi di restituzione continua ad essere secondo me centrale.
questo è il rigore anche e il fattore umano, no, a cui si richiamava Stefano Vitali. Poi la differenziazione, questa eterogenesi dei fini, cioè la capacità di dare dentro e con i sistemi delle risposte articolate, cioè percepire questo anelito che condividiamo all'integrazione come una, come dire, come una moltiplicazione qualificata dei contesti, e poi dalla moltiplicazione dei contesti, dalla moltiplicazione delle risorse, probabilmente riusciamo ad arrivare anche a una moltiplicazione dei servizi, quindi a una moltiplicazione delle risposte che gli utenti, figura mitologica evocati giustamente anche da Pierluigi, si aspettano. Poi lo riprendo sempre uno spunto che avevo già sottolineato nell'intervento di Pierluigi, il bisogno di concettualizzazione, ancora prima del bisogno di definizione del linguaggio, di ridefinizione dei linguaggi di domini, noi abbiamo bisogno di fare uno sforzo a livello metodologico, teorico, poi anche applicativo, di definizione delle cose, perché se poi vogliamo entrare in una logica di scambio tra le discipline, a me multidisciplinarità, a parte che la pronuncio sempre malissimo, poi non piace molto, una logica di scambio tra le discipline, io credo che, come dire, dobbiamo in qualche modo dotarci di un alfabeto, avere dei nomi appunto per le cose che abbiano un significato condiviso. E questo è un grosso sforzo perché naturalmente non possiamo nemmeno sull'altro versante rinunciare a dei linguaggi di dominio, perché integrare non deve assolutamente voler significare disintegrare. Quindi noi andiamo incontro quando parliamo di queste cose a delle semplificazioni o peggio a delle banalizzazioni. Credo che abbiamo tutti ben chiaro che parlando di queste cose ci complichiamo la vita, insomma, no? Cioè il bisogno di apertura non è, come dire, una fuga all'aria aperta, è, come dire, essere disponibili a un confronto, quando non in alcuni casi ad una singolare tensione, visto certe resistenze che talvolta si colgono nei singoli demini. E infine l'ultima parola, che però forse appunto le contiene tutte, è complessità, no? Questa complessità che Maurizio ci ha raccontato, anche Maurizio ci ha raccontato dentro le tradizioni disciplinari, nell'evoluzione di queste tradizioni, nel confronto con una realtà che è complessa, e quindi di nuovo aprirsi, integrarsi, integrare significa prima di tutto, io credo, accettare questa complessità. E certo, poi con la complessità, oltre che da un punto di vista, come dire, individuale, psicologico, ci si confronta armati di tecnologia. Poco cambia, io credo che la tecnologia poi sia un punzone o l'intelligenza artificiale. Sappiamo che abbiamo degli strumenti, da governare per gestire questa complessità. Però, ecco, la complessità, come percezione di una realtà complessa, che ci è arrivata complessa e che si sta complicando per mille motivi, io credo sia un prerequisito ineludibile per poter poi ragionare nello specifico di tutti i temi, molti devo dire, che sono stati affrontati questo pomeriggio. Pierluigi parlava a me, vecchio pallavolista, di palle alzate, ne avrei schiacciate volentieri moltissime, invece siamo schiacciati un po' dai tempi, quindi mi taccio e apro subito il microfono, la chat a chi volesse intervenire. Stefano Vitali e Gianni Paoloni ci hanno dovuto lasciare per i loro impegni, quindi siamo rimasti come dire, a ranghi ridotti, ma insomma cercheremo eventualmente di far fronte alle curiosità. Siamo comunque ancora a quasi 50. Io stopperei la registrazione.